tutti. Per me la cassa non funziona. La casta. Qualcuno prima, il giornalista, mi ha detto: ma che farete? Farete opposizione o farete gli accordi con Renzi? Io gli ho detto no, ci mettiamo d'accordo. Matteo, stai sereno. Gli ho detto, Matteo, stai sereno. Io vorrei... Ehi, la cassa. Allora, io vorrei solo darvi dei fatti. Ci staranno qua sicuramente dei cittadini, già li riconosco in faccia, persone che hanno votato il PD. Io ormai li riconosco benissimo. Non li fischiate, perché un tempo eravamo come loro. Io personalmente, qualcun altro ha votato Berlusconi. Esatto, li votavamo questi partiti. Ecco, vorrei parlare soprattutto con coloro... Sistemare questa roba? O me ne devo subito andare? No! Che cos'è? Ma io parlo pure senza, Si è fatto un tacco. Quella non funziona? Scusate, state... C'è un megafono, se no? A posto? Allora, vorrei solamente darvi dei fatti. Il Movimento 5 Stelle nasce essenzialmente per far sì che tutti i cittadini siano più consapevoli e poi valutino in maniera migliore quel che è lo stato attuale della Repubblica Italiana. Vorrei parlarvi del presidente, appunto, Napolitano e di Renzi. Il presidente Napolitano, al di là del fatto che quando era uomo politico era, come dire, filo sovietico quando i giovani ungheresi chiedevano la libertà e filo americano quando veniva invitato alle convention negli Stati Uniti d'America al posto di Berlinguer, in concomitanza, chissà, forse un caso strano del rapimento e dell'uccisione di Moro, è lì che è diventato amico di Kissinger e compagnia bella. Il presidente Napolitano, quando era ministro degli interni, si è lasciato scappare come un pivello Licio Celli, no? Quello del piano di rinascita, quello della P2, la P2 ancora c'è in Parlamento, ci sta, molti sono appunto della P2. È lo stesso presidente che quando era ministro dell'interno con una legge ha istituito lui i centri di permanenza temporanea. È lo stesso presidente che quando era ministro dell'interno lui ha, diciamo, non ha fatto nulla sulla tragedia della Terra dei Fuochi, che come sapete non riguarda soltanto la Campania ma riguarda anche la Puglia. È stato un presidente che durante il primo mandato ha firmato qualsiasi porcata che proveniva da quella maggioranza, addirittura il lodo Alfano. Tra l'altro il lodo Alfano lo utilizziamo sempre come esempio, quando dicono dobbiamo abolire il Senato, per amor di Dio, ragioniamo sulle riforme istituzionali, ma non crediate che il problema sia il bicameralismo perfetto, cioè questa Camera e Senato lenta, non è vero, il Parlamento se volesse, se il governo lo permettesse, lavorerebbe molto, in maniera molto veloce, non è un caso che il lodo Alfano, quella legge vergognosa, l'hanno approvata in 4 e 4 8, in 8 giorni tra Camera e Senato, figurati. Ecco, il Presidente della Repubblica l'ha firmato, nonostante fosse palese anticostituzionale. È un presidente che si è fatto rieleggere quando noi consideriamo che la rielezione di un capo dello Stato sia anche questa, soltanto la rielezione anticostituzionale. È un presidente che ormai da anni firma qualsiasi decreto omnibus, li chiamiamo così, la decretazione d'urgenza serve quando un governo deve sistemare una problematica rapidamente, ma i decreti che arrivano in Parlamento devono essere omogenei, cioè devono riguardare un'unica tematica, che ne so, il problema del decreto legge per risolvere un problema dal porto di Bari. D'accordo, lo analizziamo e poi si decide se si vota contrariamente, a favore, se si presentano gli emendamenti. Insomma, se questo decreto riguarda non soltanto il porto di Bari ma tante altre questioni, è anticostituzionale, cioè le sentenze della Corte Costituzionale dicono che i decreti devono essere urgenti e omogenei. A noi ci è capitato più di una volta, per esempio il decreto sul femminicidio, di ricevere un decreto su, che si chiama, si intitola norme per risolvere il problema sul femminicidio, e all'interno troviamo delle norme per dare quattrini al TAV, delle norme per salvare le province. Allora noi decidiamo che siamo contro le province, infatti il Movimento 5 Stelle non si candida alle elezioni provinciali. Noi che siamo contro il TAV perché spendere 20 miliardi di euro in quella vergogna che non serve a nulla quando chiudono le fabbriche è una vergogna. Vogliamo votare contro, votiamo contro e la stampa di regime, stiamo sotto Repubblica. Dice il Movimento 5 Stelle è a favore del femminicidio, vedete come fanno? Ecco, questo è il Presidente della Repubblica, per questo
abbiamo, seguendo l'articolo 90 della Costituzione, fatto una richiesta di messa in stato di accusa. C'è uno scrittore che io amo molto, che si chiama Eduardo Galeano, che ha scritto un bellissimo libro, Le vene aperte dell'America Latina, uno scrittore dell'Uruguay, che nell'incipit di questo libro scrive: la storia è un profeta con lo sguardo rivolto verso il passato, per ciò che fu e contro ciò che fu, annuncia ciò che sarà. Matteo Renzi, quando era appena eletto alla presidenza della provincia di Firenze, poi ora lui lotta contro la provincia, contro le province, ma in realtà è stato eletto in una provincia, fece assumere alcune persone, sicuramente suoi amici, e le inserì in quadri dove non poteva inserirle, perché queste persone non avevano dei titoli accademici per avere quel tipo di ruolo. Tant'è vero, è stato condannato in primo grado per danno erariale. Matteo Renzi, qualche giorno prima di diventare presidente della provincia, si fece assumere con un livello più alto nell'azienda della famiglia, sapendo che poi sarebbe diventato presidente, quindi tutti noi gli paghiamo dei contributi più alti in quanto dirigente di quell'azienda familiare, ed era convinto che sarebbe diventato presidente della provincia. Matteo Renzi, questa cosa non so se tutti la sanno, quando si è presentato come sindaco di Firenze, il suo antagonista era Galli, l'ex portiere del Milan, che forse ha preso qualche gol qui al San Nicola negli anni d'oro di Sandro Tovalieri Bombe, nella Fiorentina, ok. Ecco, pensate che Giovanni Galli, che era certamente un candidato debole, riuscì ad arrivare al ballottaggio in una città da sempre rossa, ma comunque mai di destra come Firenze, anche se neanche Renzi è di sinistra, per l'amor di Dio. Però, quando arrivarono durante la campagna elettorale, ci andarono a sostenere Giovanni Galli, Berlusconi, i pezzi grossi dell'allora Popolo della Libertà. Poi c'è stato il ballottaggio e arrivò, diciamo, il diktat, l'ordine da Verdini, da parte di Verdini, colui che ha scritto la legge elettorale che forse verrà affossata, la legge elettorale che forse si discuterà, l'ha scritta Verdini, non l'ha scritta il PD, Verdini, uomo di Berlusconi, pezzo grosso delle banche toscane, un bel personaggio. Ecco, Verdini diede l'ordine di non sostenere in pratica Giovanni Galli, lo dichiara lo stesso Galli oggi sul Fatto Quotidiano. Perché? Mentre Renzi, dopo, appunto, prima del ballottaggio, ha avuto gli endorsement, la presenza magari dei pezzi grossi del PD che vengono e fanno campagne elettorali, come D'Alema, come Veltroni, come Prodi, poi va a capire se questi personaggi ti aiutano oppure ti affossano. Però mentre lui ha avuto questi aiuti, da Galli non c'è andato nessuno. Forse solo Brunetta, ma nessuno comunque l'ha visto. Ecco. Perché? Perché l'ordine era: deve vincere Renzi. Ma l'ordine veniva da Berlusconi: deve vincere Renzi. L'avete visto tutti il Padrino, no? Vi ricordate quando il Padrino, Don Vito Corleone, fa un favore e quelli che ricevono fuori dicono che poi in cambio niente, solo che non te lo scordi, solo che non te lo dimentichi. Così funziona la Repubblica Italiana. Oggi è arrivato il momento in cui Renzi sta ricambiando il favore ottenuto dal pregiudicato di Arcore. Di questo si tratta. E guardate, io pensavo che fosse il demonio, e lo è, per l'amor di Dio, ma c'è gente che è peggio di lui. Io non lo pensavo. Io avevo la maglietta al liceo, non ho votato Berlusconi in tutte le lingue, io non ho mai votato Berlusconi, ho votato il PD. Ecco, guardandolo in faccia, Berlusconi, almeno nella disonestà, nel suo essere demoniaco, si presenta così com'è: e io sono un demonio. Gli altri, quelli di sinistra, che ti danno la pacca, no? Ehi compagno, noi facciamo le stesse battaglie e votano tutte le cose di Berlusconi, quelli fanno più schifo. Infatti l'abbiamo dichiarato, no, che il PD è... A Bobrini che fa il PD è pezzo del PPL. Ecco, vedete, in questa fase storica ormai la nostra Repubblica non è fondata sul lavoro, è fondata sul ricatto, funziona in questo modo. Quando io faccio sempre questo esempio, il presidente della Regione Lazio Marrazzo fu beccato con transessuali e cocaina, arrivò il video a Berlusconi. Berlusconi non è che chiamò immediatamente i giornali e denunciò tutto. Pensate se arrivasse un video, è un'ipotesi, di Renzi nelle stesse condizioni di Marrazzo, immediatamente noi YouTube saliamo su dietro e facciamo vedere qualsiasi cosa. Berlusconi no, chiama Marrazzo e gli dice:
occhio che io ho il tuo video, in realtà io ti ricatterò perché tirerò fuori quel video, e poi quel video è uscito fuori per fatti suoi. Così consiste la Repubblica Italiana. Per quello il Movimento 5 Stelle non è che ha fatto bene, io anche ho avuto qualche dubbio, al di là che la fiducia nessuno ce l'ha mai chiesta, non è vero questa storia di Bersani volesse fare un governo con noi, però all'epoca io, molto anti-berlusconiano, qualche particella mia di dubbio, io ce l'ho avuto, sono stato male quei giorni, perché dicevo però possiamo pensare a fare qualcosa insieme a... Poi ormai proprio visto quello che abbiamo visto quello che è il Partito Democratico, per quello l'intransigenza oggi in questa Repubblica fondata sul ricatto è fondamentale, perché se tu gli dai un'antichietta di dito a questa gentaglia si prendono tutto il braccio, per cui l'essenziale è camminare con la, sulla strada della coerenza, della determinazione, dell'onestà, e noi siamo cittadini onesti. Se non vi fidate andate sul sito di rendiconto e vedete quanto restituiamo. Poi non è una restituzione, perché quei soldi degli stipendi che ci tagliamo sono soldi che appartengono al popolo italiano, non sono nostri, non sono nostri. I soldi sono la rovina dell'essere umano, vaffanculo ai soldi. Sono giusti, io non mi vergogno di guadagnare questo, circa 3.090 euro, 3.100 dipende dalla regione, per il tipo di lavoro pieno di responsabilità anche faticoso e per i rischi che ci prendiamo vanno benissimo, mi consentono a me e ai miei colleghi di vivere ottimamente, da 15, 14, 18, 20.000 euro quando c'è nonno Mario che prende 484 euro di pensione, sono una vergogna. I soldi, seguite i soldi, diceva Falcone, informatevi su chi prende soldi, su chi c'è dietro Renzi, oggi c'è dei Benedetti dietro Renzi, guarda questo pseudo, questa mossa anche di su Napolitano che uscì fuori lo scandalo esattamente due giorni prima dell'impeachment che viene affossato, è proprio dei Benedetti che rilascia un'intervista che però va sul Corriere della Sera, cioè sono tutti giochi di potere fatti da questo industrialotto svizzero, tessera numero uno del Partito Democratico, che detta legge appunto dal suo bel ranch svizzero al di là delle Alpi. Ecco, sono tutti mischiati in questo sistema. Questo sistema lo cambiamo esclusivamente se dei cittadini, come tutti noi che qua siamo onesti, entrano nelle istituzioni. Noi ora siamo conosciuti, io, Lello, qualcun altro, non so, siamo cittadini normalissimi, fino a 11 mesi fa non ci conosceva nessuno, e torneremo poi nell'anonimato, entrerà qualcuno di voi in Parlamento, ci hanno fatto credere che essere un parlamentare della Repubblica sia così complesso, no? Ah, perché li vediamo in televisione, ma di che? Ma io li abbiamo visti in faccia, anche culturalmente valgono poco, credetemi. Nessuno vanta, non soltanto l'onestà, ma anche le capacità, i meriti, i titoli accademici che vanta il Movimento 5 Stelle. L'88% di noi è laureato, master, ingegnere, solo l'80% degli antiani che dovrebbero essere più preparati, poi sono preparati a togliersi le scarpe e a tirarci. Pensate che ci picchiano i montiani. Il questore è montiano, quello di scelta fisica, D'Ambrosio. Allora, se questo sistema appunto pagato in anche reddito da ricatto incrociato lo cambiamo, se tutti i cittadini si mettono in testa, al di là delle ideologie che secondo poi la mia opinione è roba vecchia dell'Ottocento, cioè oggi abbiamo bisogno di ideali e di idee logiche, non ideologiche, comunque al di là delle convinzioni che ciascuno ha, rispettabilissima, oggi la battaglia non è tra destra, sinistra, marxismo, capitalismo, questa roba vecchia, oggi la battaglia è tra cittadini onesti e delinquenti, e dovete scegliere da che parte state, dovete scegliere voi. Le elezioni europee, concludo, sono fondamentali, rispondo anche alla domanda, faccio la posizione sull'euro, è interessante questo. Allora, il Movimento 5 Stelle non è un partito che ti devo dire io che posizione ho, altrimenti divento come... Voce? Ah, sì. Allora, non è un partito che io ti devo dire la posizione mia vale uno. Vale uno quanto la tua, ovviamente. Serve a creare un dibattito. Sull'euro non sappiamo nulla, forse lo sa il signore che ha letto un libro e mi ha appena regalato, io leggerò molto volentieri, ma la maggior parte dei cittadini non sa nulla, viene terrorizzato dall'uscita dell'euro, come se l'euro fosse uscito dall'Europa. Non è vero, ci sono paesi che stanno all'interno dell'Europa come la Svezia e la Gran Bretagna, ma non hanno la moneta unica, però questo non significa che per forza dobbiamo uscire dall'euro. Ascoltate bene questa cosa importante:
Il Movimento 5 Stelle nasce dopo aver provato al di fuori del Parlamento a far arrivare nelle stanze appunto delle istituzioni alcune idee logiche. L'idea del Parlamento pulito, non mi faceva vedere il cellulare prima con l'effigie. Ecco, noi condannati in Parlamento, due legislature, torno alle preferenze e basta. Non ci hanno ascoltato, le leggi firmate da centinaia di migliaia di cittadini sono state ignorate ed è lì che noi decidiamo, dato che non ci avete ascoltato, noi facciamo qualcosa di più forte. Fassino l'aveva detto, beh, se siete bravi fondate un partito. L'abbiamo fondato, Fassino, l'abbiamo fondato, non un partito ma un movimento. Ecco, la stessa cosa in Europa. Noi andiamo per la prima volta con i cittadini sovrani, perché il popolo italiano è sovrano e vale di più della Merkel, delle banche, dei finanzieri. Noi abbiamo gli attributi e siamo orgogliosi di essere italiani. Bravo! Andremo lì in Europa, le elezioni le vinciamo, le elezioni europee, e diremo o vengono ridiscussi questi trattati o passa il concetto di debito pubblico immorale perché è stato contratto da classi dirigenti che non sono noi. Degli euro bond, oppure noi faremo dell'altro. Se non ci ascolteranno, è evidente che esci dall'euro, è evidente. Ma se invece otterremo dei risultati, ahimè, l'arma del ricatto. Esatto, esatto. Poi se cade la Merkel, esce il petrolio. Allora, considerate che l'arma ahimè del ricatto, chiamiamolo contrattazione politica, ci siamo resi conto che è l'unica nostra forza. Anche in Parlamento abbiamo ottenuto tanti risultati, abbiamo salvato la Costituzione, l'abbiamo fatta diciamo anche forzando la mano, ostruzionismo, salendo sul tetto di Montecitorio, abbiamo ottenuto il fatto che venissero premiati quei comuni virtuosi che lottano contro le slot machine e il gioco d'azzardo, non colpevolizzati. E come abbiamo fatto? Minacciandoli che gli avremmo fatto passare il capolano in aula con cotechino e lenticchie. Con l'arma dell'ostruzionismo, che poi ogni tanto appunto viene bloccata da Madama Ghigliottina, la quale non conosce il regolamento della Camera, perché credetemi, la Ghigliottina non fa parte del regolamento, è una norma transitoria istituita dal Presidente Violante e mai entrata a far parte del regolamento della Camera, non esiste. Ecco, grazie all'ostruzionismo, anche alla minaccia dell'ostruzionismo, la Commissione attività produttive questa settimana è uscito fuori un articolo sul Sole 24 Ore chiamato L'uovo di Colombo, è riuscita a diciamo far congelare le cartelle esattoriali con Equitalia delle aziende che vantano un credito con la pubblica amministrazione. È logico, no? Io sono un'azienda, lo Stato mi deve 50, io devo 50 allo Stato, si pareggia, si congelano le tasse, non è che io ti devo dare 50 e aspetto che tu tra 10 anni mi ridai 50, è folle. Questa è stata una vittoria del Movimento 5 Stelle. Riccardo Fraccaro, il mio collega alla Camera, un ragazzo normalissimo, laureato in giurisprudenza, che si è pagato gli studi facendo il pizzaiolo, una persona normale, perché come diceva prima Lello, questa è la rivoluzione della normalità, dell'onestà, ha studiato bene il discorso degli affitti d'oro delle stanze del potere, dei palazzi dove anche noi abbiamo gli uffici, ha scoperto che la Camera negli ultimi 14 anni ha speso oltre 500 milioni di euro in affitti. Con quei soldi ce li saremmo potuti comprare, quei palazzi sarebbero dello Stato, quindi di tutti noi. Ecco, lui ha presentato un emendamento, anche lì con la minaccia dell'ostruzionismo, dell'opinione pubblica che si incazza, alla fine siamo riusciti a farlo passare, che cancella gli affitti d'oro appunto del potere, cioè permette alla pubblica amministrazione di recidere determinati contratti quando vuole. Che ci voleva Einstein a capirlo? No, basta un cittadino onesto. Pensate se queste cose, Berlusconi, grazie al voto palese, una vittoria dei senatori al Senato, perché con il voto segreto se li sarebbe comprati i senatori del Partito Democratico, Berlusconi l'abbiamo sbattuto fuori al Senato e anche quella è stata una vittoria del Movimento 5 Stelle, ma di chi altro? Pensate quando saremo al governo quello che faremo. È normale che in una fase storica di difficoltà per il sistema, noi non siamo antisistema, è il sistema che è contro i cittadini. Fallo tu. Guardate che uno vale uno. Poi a me piacerebbe, se è proprio un sogno mio, occuparmi di affari esteri, questo è un sogno mio. Poi dalla Pignardi ho detto giustamente che io sarei in grado, come in grado lui, come in grado lui, come siamo in grado tutti. È stato in grado Letta e Monti a mettere le tasse e noi non sappiamo fare i presidenti del Consiglio. Ci avevano detto 11 mesi fa, gli inesperti non arrivano,
commettono gli errori, non sanno dove sta il Senato, non è evidente, i primi mesi abbiamo dovuto studiare, anche per quello non siamo subito andati in televisione, abbiamo studiato, ci siamo preparati e oggi tutti riconoscono una crescita esponenziale di questo gruppo parlamentare. Ora andiamo anche in televisione e non ci fregano perché abbiamo capito il mezzo e li freghiamo loro, ma è evidente, è evidente. Ma è evidente, certo. Vi dicevo, tutto questo l'abbiamo fatto, è una follia se ci pensate, in 11 mesi. 11, qua siamo molti più di 160, molti di più. Ecco, 11 mesi fa nessuno di noi era mai entrato, io neanche in città scolastica alla Camera. Ci avevano fatto credere che fosse difficile, non è vero. Per essere un bravo rappresentante dei cittadini in Parlamento devi essere onesto. Basta, se sei onesto. Il Movimento 5 Stelle nasce per due ragioni. Costruire un controllo popolare intorno al potere, i cittadini devono smettere di delegare, che siano o non siano del Movimento 5 Stelle devono controllare quel che avviene nelle stanze del potere, di modo che, dato che quella è una vasca di squali, anche noi potremmo sbagliare, ma più veniamo controllati più la possibilità di contaminazione si riduce, questo è logico. E l'altra parola chiave del Movimento 5 Stelle è la sovranità. Stiamo costruendo sovranità e questa piazza a Bari mentre gioca la Juventus di domenica pomeriggio è una dimostrazione, evidente. Sovranità alimentare, non abbiamo bisogno di prodotti che vengono dalla Cina, la Puglia deve campare con i prodotti pugliesi. Mangiare quello che si produce e produrre quello che si mangia, per questo abbiamo proposto proposte di legge sul chilometro utile. Perché nessuno vanta i prodotti tipici della Puglia, io in 24 ore ho preso 3,5 kg, basta, devo andare da un'altra parte. Sovranità energetica, la Puglia come tante altre regioni devono investire esclusivamente sul rinnovabile, ma piccoli progetti, non grandi che stanno in mano magari allo stesso Eni che adesso fiuta il business della rinnovabile insieme a Letta, ma come vedete, sì Letta, insieme a Vendola, come avete fatto ad eleggere Vendola, scusate? Ma non vi vergognate? Non c'era di meglio! Quanti hanno votato? Non c'era di meglio! Guarda, quel signore che si ha fatto? Disintossicati, esatto, lo so. Vendola è proprio l'esempio di questa ipocrisia della sinistra con il portafoglio a destra. Parla in terza persona come Maradona dice, dica, arriva che il presidente non si è defilato. Parla in terza persona, come Maradona, incredibile. Ecco, questa è la sinistra, io votavo a sinistra. Sovranità dell'informazione, guardate questi cellulari, andranno questi video in internet, verranno visti da 1, 2, 10, 100 persone, non lo sappiamo, senza filtri, senza intermediari. Sovranità politica, oggi intermediare è una forma di esercizio del potere, chi intermedia evidentemente gestisce un potere, i partiti sono una forma di intermediazione tra cittadini e istituzioni, non c'è più bisogno, non c'è più bisogno della barriera, della scorta, eccoci, ci mettiamo solo più in alto, così ci vediamo più. Per quello abbiamo lottato tanto e forse abbiamo anche sbagliato qualche parola, abbiamo detto qualche parolaccia. Quando vedi che ti rubano miliardi di euro ti lamenti che dici qualche parolaccia a quei ladri. Esatto, io non ho per i suoi. Allora, e sovranità anche monetaria, infatti è interessante il discorso che faceva il signore, ragioniamo anche sulla proprietà della moneta, iniziamo a mettere in discussione. Come? Non l'ho detto, ma hai sentito? Certo, ha ragione. Per quello andiamo anche in Europa, per parlare all'opinione pubblica europea. Lo so, lo stiamo facendo ragazzi, lottiamo assieme, da soli non ce la facciamo, però siamo d'accordo. Diceva che ci sono degli organi sovranazionali, ha ragione, la Troica, il Fondo Monetario Internazionale, il Banco Mondiale, sono loro che grandissimi multinazionali, anche multinazionali di informazione, oggi le 10 più grandi multinazionali al mondo per introiti sono multinazionali di informazione, sono loro che gestiscono il potere, controllano, però gli è scappato internet, l'hanno sottovalutato e oggi grazie a internet, non credo che siano andati la notizia di oggi qui sui giornali, immagino di no, guardate questa piazza a Bari, e di domenica pomeriggio. Questa è una vittoria dei cittadini italiani, onesti e sovrani. Sì? Ah, interessante. Allora, questa è una cosa che dobbiamo fare, grazie. Come ti chiami? Vito? Strano. Oh, allora sì, due domande.
Facci tagliare il discorso. Allora, sì. Occhio che dentro ci sono i segreti, sono napoletano. Allora, due... Sì. Lo dico, se lo rispondo. Certo, una marea. 15, esatto, sono degli strozzini legalizzati. Allora, due domande. Allora, il MES e il Fiscal Compact, il MES, detto anche chiamato meccanismo europeo di stabilità, o il Fiscal Compact, sono dei trattati che sono passati nel 2012, proprio in concomitanza dell'estate, a luglio, quando qua stavate con le cose pelose, loro facevano questa roba lì, perché poi fanno le porcate e le approvano o il 24 dicembre, o a Pasqua, a Pasquetta, o magari quando noi tutti stiamo col Corriere dello Sport a vedere il calcio mercato sulla spiaggia. Infatti dobbiamo pure farci un po' più furbi e informarci un po' di più, perché fanno questo. Trattati appunto portati avanti da Monti e votati da tutti, anche da Berlusconi, che oggi farà, già ve lo dico, la campagna elettorale contro l'Europa, noi siamo contro l'euro, lo dirà lui che ha votato tutte le porcate di Monti, tutti li ha votati. Ecco, dei trattati che sono passati, il MES, meccanismo europeo di stabilità, in pratica fondo salva stati, è un fondo all'interno dei quali dobbiamo far arrivare i nostri soldi, che vanno tutti lì, e se Dio guardi ci servisse un prestito negli anni futuri, perché l'Italia sta in crisi come la Grecia, ci ridaranno quei soldi, ma ce li ridaranno soldi che oggi noi diamo con tassi di interesse altissimi, e ci obbligheranno a mettere in campo quelli che chiamano aggiustamenti strutturali, ovvero politiche neoliberali di taglio alla spesa pubblica, sanità, scuola, istruzione, trasporti pubblici, questo, cioè la logica che loro vogliono, già lo stanno facendo con gli asset, Enel, Eni, Finmeccanica, che è prendersi tutto ciò che è pubblico e privatizzarlo, questa è la loro logica. E il MES funziona così. Come? Esatto, sì, e anche all'interno del MES ovviamente la riduzione dei salari, parliamo sempre della pubblica amministrazione, per forza del privato, diciamo le cose come stanno, della pubblica amministrazione, tagliare, vuoi di nuovo i soldi, dato che stai male, te li ridò, a un interesse alto, ma devi fare questi aggiustamenti, è una follia che solamente dei governi balordi e corrotti e collusi potevano approvare. Il Fiscal Compact invece è un altro trattato, un patto di bilancio, chiamiamo le cose come stanno, perché poi fanno questi bei nomi, Fiscal Compact, patto di bilancio, in pratica abbiamo ceduto la nostra sovranità all'Europa e dobbiamo rientrare di alcuni parametri, il 3% deficit PIL, il 60% PIL e spesa e il PIL e debito pubblico, e soprattutto l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione. Ora, il Giappone, che stampa la propria moneta, ha un debito pubblico molto più alto di quello dell'Italia, anche gli Stati Uniti, e essendo proprietari della propria moneta non c'è nessuno che ti dice devi fare questo altrimenti ti tolgo i soldi. E questa è l'Europa, ecco, dobbiamo andare in Europa e ridiscutere questi trattati. Banca d'Italia. Questa cosa mi interessa spiegarla bene, anche per farvi capire perché ci siamo arrabbiati così tanto. Per varie ragioni. Quel che è successo è che appunto è arrivato un decreto IMU Banca d'Italia che poteva essere tranquillamente scorporato, nonostante la Boldrini sia una bugiarda, ignorante e falsa, ma non glielo scrivete, altrimenti lei si arrabbia e dice che siete sessisti. Noi la attacchiamo in quanto, non in quanto donna, perché ci sono sempre state ottime deputate, per l'amor di Dio, in quanto Laura Boldrini, non in quanto donna. Ecco, però comportatevi bene, non dite tutti a casa di recatevi alle vostre dimore, iniziate a parlare. Un altro linguaggio consono. Ecco, la Boldrini ha detto che non si poteva, non è vero, sapete che è successo? Questa cosa nessuno l'ha detta. Durante la capigruppo, poco prima della votazione, la capigruppo è una riunione che viene fatta da tutti i presidenti di gruppo, c'è Brunetta, c'è Speranza, c'è Dell'Ai, c'è Giorgetti della Lega, ed è noi il nostro capogruppo, bella gente, e il nostro capogruppo attuale è Federico D'Inca, bravissimo, bravissimo. Insieme alla Boldrini si decide il calendario d'aula, si decide se far slittare una votazione, far votare una cosa, è bello questa cosa raccontarla perché nessuno ce l'aveva mai raccontata, è vero? Questa cosa è bella, ecco, questa è la capigruppo. Durante la capigruppo il nostro deputato Danilo Toninelli ha presentato una mozione. Le mozioni si presentano fisicamente dietro alle spalle della Boldrini, ci sono due o tre banchi con funzionari della Camera che ricevono tutti gli atti parlamentari, interpellanze, interrogazioni, proposte di legge, emendamenti, e in questo caso una mozione. Una mozione è una mozione di indirizzo alla Camera. Che diceva la mozione? Diceva: facciamo votare la Camera dei Deputati per lo scorporo immediato del decreto IMU Banca Italia. L'IMU lo recuperiamo attraverso una legge che si chiama legge sanatoria, che il Parlamento può votare in 448 ed è prevista dall'articolo 77,4 della Costituzione, mentre il decreto sulla banca, la parte riguardante la Banca d'Italia, la cancelliamo. Quando la Boldrini rientra dopo la capigruppo e voleva farci votare immediatamente, il nostro collega Toninelli mostra il regolamento. Il regolamento è un libro blu
che quando tu lo mostri si vede, la Presidente ti deve, è obbligata a darti la parola, perché i richiami al regolamento hanno priorità a norma di regolamento. Perché questo? Perché se tu pensi che si sta violando il regolamento non devi far andare avanti l'aula, devi bloccare e capire, appurare se si sta violando o meno, poi lì la Presidenza deciderà, non si sta violando oppure sì, si sta violando. Dell'ipocrisia, non ha volutamente guardato perché sapeva che ci sarebbe stato richiamo al regolamento, e noi a sbracciarci, Presidente, richiamo al regolamento, lei, indico la votazione. In quel momento non ci abbiamo visto più, siamo scesi con l'idea assolutamente non di fare violenza, ma di bloccare quella votazione dittatoriale e di salvare, così siamo, e di salvare miliardi di euro nostri, nostri, soldi nostri. Quando tu vedi un ladro che ti ruba il portafogli, o hai paura, e tante volte l'hanno fatti i deputati del PD collusi e stai fermo, oppure, come abbiamo fatto noi, gli rincorri, gli vai dietro e prova a riprenderti i soldi tuoi. Questo abbiamo fatto. Bravo. Ci siamo arrabbiati sul decreto di Banca d'Italia perché, oltre ad essere un furto, ora vi dico due parole di informazione su questo furto, mette ancora di più in difficoltà la nostra idea di sovranità bancaria, cioè di creare una banca che sia pubblica e nazionalizzata. Noi vogliamo questo. Che dice questo decreto? Due cose, ci si ferma sempre alla prima. La prima, appunto, è che le azioni di Banca d'Italia, che appartengono a tanti soggetti privati, Intesa San Paolo, Unicredit, Assicurazioni Generali, Monte Paschi, vedete l'informazione, tutte queste cose che ora sappiamo grazie al lavoro di tutti alla rete. Ecco, queste banche detenevano e detengono appunto i pacchetti azionari, e il capitale sociale di Banca Italia era 156.000 euro dal 1936. Hanno aumentato il capitale sociale, hanno fatto quello che si chiama aumento di capitale, fino a 7,5 miliardi di euro. Questi soldi non è che sono usciti fisicamente, ma sono soldi, sai, della finanza, dei giri, sono soldi della banca, cioè nostri, della riserva della Banca d'Italia, ottenuti grazie al signoraggio, cioè l'utilizzo, grazie all'utilizzo della moneta tra Banca d'Italia e Stato nel corso dei decenni. Dovunque, se voi siete proprietari di alcune azioni di un'azienda e viene fatto un aumento di capitale, è chi detiene l'azienda che ci mette i soldi. È ovvio, l'aumento di capitale lo fai tu, in modo che aumenti il capitale sociale dell'azienda della quale io detengo le azioni. In questo caso no, i soldi non ce l'hanno messi le banche private, ma ce l'ha messo lo Stato. Primo furto. Ma la cosa più vergognosa è questa. Il decreto dice che chi detiene più del 3% delle azioni deve per forza rimetterlo sul mercato. Unicredit, se non sbaglio, tiene il 30, Intesa San Paolo il 28, non mi ricordo. Per cui sono obbligate a rivenderle. A rivendere e mettere sul mercato, il mercato siamo noi, ci mettiamo d'accordo noi 10, compriamo un tot di azioni, un fondo di investimento americano, questo è il mercato. Qualora il mercato non le assorbisse, non le comprasse, il decreto dice che se le ricompra lo Stato italiano, noi. A che prezzo? A quello maggiorato grazie all'aumento di capitale di 7,5 miliardi. Che significa? Io ho un'azione, sono un privato che vale 1, grazie a dei soldi dello Stato pubblici, soldi nostri, l'azione mi vale 10, lo Stato comunque mi obbliga a rivenderla, se nessuno se la compra a 10 non se la compra nessuno, lo Stato se la ricompra non ad 1 ma a 10, alla follia. Come? Gioco del randazzo? Non lo sapevo, come lo spiego? Ok, attacca a sbari. Allora, il gioco del randazzo, vedi, mi suggerisce. Questo è il sistema. Permettete che ci siamo incazzati? Lo permettete? Sarà sempre così. Renzi come Letta sono schiavi delle lobby, Letta schiavo delle lobby, delle slot machine, succube di Napolitano, Renzi schiavo delle banche, dell'alta finanza e succube di Benedetti. La maggioranza è sempre la stessa, ora Alfano ricatta Renzi, ma vabbè, si distruggessero tra di loro. Noi dobbiamo andare avanti su questa strada, giriamo le piazze, stiamo tra i cittadini e ogni settimana aumentano le persone, sì, vedo tante mani alzate qua, aumentano le persone, i cittadini, o l'Italia la cambiamo esclusivamente se l'opinione pubblica si rende conto che i padroni dello Stato e lo Stato siamo noi. Io credo che questa piazza, prima stava a Lecce, ieri a Taranto e a Brindisi, dimostri il fatto che alle prossime elezioni il Movimento 5 Stelle va al governo. Vinciamo noi! Innovazione in comune è lo slogan, hashtag innovazione in comune. Questo qua, hashtag innovazione in comune. Ok. Pensaci, mori, dice.
Allora, quella lui aveva alzato, di zitti tutti che deve sentire. Certo. Ah, beh, penso che ieri abbiamo disertato le consultazioni, penso che abbastanza. Noi faremo un'opposizione totale, durissima. E che devi fare? Dimmi, suggeriscici tu. Sì. Ok, la proporrò questa idea all'assemblea. Dice un referendum popolare per chiedere alla cittadina di andare alle elezioni. Proporrò questa idea all'assemblea. Considerate che quando vinceremo gli europei, per capire qual è lo scenario, diciamo le cose come stanno, un attimo solo. Quando vinceremo gli europei, perché le vinciamo, però dipende da ciascuno di noi, prima Lucia ha fatto la domanda su MES e Fiscal Compact, queste cose, dopo esservi informati, magari non credete neanche a me, a Lello, cioè possiamo pure dire delle balle, informatevi e poi informate, ma non credete, dubitate, il dubbio è rivoluzionario, pure quello che diciamo noi. Ecco, se riusciamo a convincere tante persone e dovessimo vincere gli europei, gli scenari sono due. O questi si arroccano a tal punto che hanno paura di andare al voto, quindi toglieranno la possibilità per sempre di votare. Sono capaci di farlo. Speranza l'altro ieri, lo statista Speranza, ha detto alla direzione del PD, ma era da ridere, quella, io me la stavano vista dal divano dell'ufficio di Federico D'Incal, capogruppo, e sembravo di fronte a Zelig, popcorn a ridere. Speranza ha detto questa frase: per difendere la democrazia non possiamo andare a voto. Incredibile. Gli scenari, o non ci faranno mai più votare, oppure se andiamo al voto li spacchiamo e andiamo al governo. Qualora non si inventassero qualcosa 2018, noi democraticamente chiameremo a raccolta i cittadini e dovremo circondare il Parlamento democraticamente, pacificamente. Arrivate. Facciamo un cordone verso la Svizzera, perché la Svizzera non li vuole i clandestini e quelli sono i clandestini, verso l'Austria tranquillamente, paciosamente, in maniera non violenta, e gli diremo: arrendetevi, adesso entriamo noi. Questo è vero. Ma le europee sono fondamentali. Il caso che abbiamo ora dimostra ancora una volta quanto la perdita di prestigio internazionale ci abbia fatto perdere potere contrattuale. Quei due disgraziati, tra l'altro sono soldati obbedienti del loro, agli ordini ricevuti, al di là hanno fatto o non fatto, hanno obbedito, per cui vanno assolutamente elogiati come tutti i soldati obbedienti, sono purtroppo diventati merce di scambio tra commesse, accordi internazionali, scambi, aziende e politica spicciola. Purtroppo in India si andrà presto al voto, i partiti nazionalisti utilizzano il caso dei Marò per diciamo colpevolizzare il governo di Sonia Gandhi, che oltretutto ha origini italiane. Purtroppo gli errori ne sono stati fatti tanti e noi abbiamo proposto con il nostro deputato Del Grosso proprio questa settimana alla Bonino di fare pressioni e ritirare tutti gli ambasciatori di tutta la comunità europea, perché se restiamo da soli purtroppo l'Italia, per colpa loro, dei bunga bunga, della mafia, degli intrallazzi, di questa perdita di prestigio che ci ha fatto tante volte, ahimè, forse non a tutti, ogni tanto all'estero vergognare di essere italiani per colpa di questi balordi, ma ora c'è il 5 Stelle, dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. La perdita di prestigio si paga anche sull'esempio dei Marò, si paga sulle aziende all'estero, cioè aziende enogastronomiche tedesche esportano in Colombia di più delle aziende pugliesi, quando non c'è, i tedeschi per carità si mangiano i wurst dovunque, sempre, cioè vi rendete conto? Sì. Il salario di cittadinanza! Reddito di cittadinanza! Il salario di cittadinanza! Ci è andato a fare a farsi dare una mancia letta di 500 milioni di euro. Sì, concludo davvero, dice due cose. Il salario di cittadinanza! Alla legge Fornero, ragazzi, allora, una cosa, noi non abbiamo una politica, non è che siamo tutto, io sono un politologo di Achelello, io mi occupo di politica estera, siccome ero infatti sto finendo di risolvere. Il salario di cittadinanza! Ecco, occhio! Perché non iniziate voi a farlo? Ragazzi, date l'inizio! Non casco! Ma ci avete paura, che cazzo? Un cazzo, poi è 20 centimetri. Allora, oggi due cose riteniamo tante che siano fondamentali, ma passeranno quando andremo al governo, mettetevele in testa, questi non fanno passare nulla, dobbiamo ricattarli. Reddito minimo garantito, il reddito di cittadinanza e una legge sul conflitto di interessi, queste sono due priorità. Il conflitto di interessi non riguarda soltanto Berlusconi, la sinistra non ha mai approvato
perché il conflitto di interessi, l'assenza della, diciamo, della regolamentazione, il conflitto di interessi determina la corruzione che c'è in Italia, che costa 60 miliardi di euro all'anno, pensate, 22 volte la seconda rata dell'IMU. Questo costa l'Italia la corruzione. In Europa la corruzione costa 120 miliardi di euro, solo in Italia 60, straordinario. Questo perché? Perché l'Italia non ha le leggi sul conflitto di interessi, che appunto a quegli interessi televisivi e compagnia bella. Non ha voluto la sinistra perché con le MPS, con le banche, con le cooperative rosse, con il TAV, sono immischiatissimi. Una legge seria sul conflitto di interessi, elevata magari al rango costituzionale come in Francia, lì fotte tutti quanti queste carogne, è evidente. Quindi la legge sul conflitto di interessi, iniziamo a raccontarlo in giro, non riguarda Berlusconi, serve per recuperare miliardi di euro persi nella corruzione che ci servono a noi a sistemare le scuole, a tenere in piedi le fabbriche, a sistemare le strade, a aumentare i posti letto all'università, a aumentare la possibilità ai ragazzi di entrare all'università senza quei test d'ingresso schifosi. Questo! Bravo. Il reddito di cittadinanza è fondamentale. L'Italia deve cambiare radicalmente, dobbiamo costruire un'altra visione anche industriale, non possiamo pensare di uscire dalla crisi continuando a produrre l'acciaio all'Ilva o le macchine in Fiat, non si vendono più, anche al di là, al netto delle vergogne, dei tumori e dei disastri, non si vende più quella roba, non le vendi più le macchine, oltre perché la Fiat fa macchine di merda, ma oltre per questo non le vendi più, devi ridisegnare l'impianto industriale di un paese, puntando esclusivamente in Italia su l'enogastronomia, il turismo, le rinnovabili. Su questo ci vuole del tempo, l'agricoltura, sì, l'agricoltura. Dobbiamo tornare a fare i contadini, gli agricoltori, gli agronomi, sì, la cultura anche ovviamente. Noi quando intendevo turismo intendevo ovviamente l'Italia è il paese che vanta il maggior numero di siti patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ragazzi, non mi rincoglionite, mi parlate di 150, io la faccio. Fate così, fate pressione così a Brunetta, non a me. Allora, per fare questa trasformazione c'è bisogno di tempo. E durante questo tempo i cittadini italiani non possono morire o di tumore o di assenza di lavoro o di assenza di dignità. Per questo abbiamo tirato fuori l'idea del reddito minimo garantito e le coperture finanziarie le abbiamo trovate. Le abbiamo trovate nello stop agli F-35, nel ritorno dalla guerra in Afghanistan. Pensate che ogni giorno di guerra in Afghanistan ci costa 2,6 milioni di euro, ogni giorno. Con l'abolizione delle province, con l'accorpamento dei comuni sotto i 5.000 abitanti, stop agli interventi inutili come il TAP, come il TAP, qui il gasdotto transadriatico che vi rovinerà la Puglia, che vende la SIT a qualche giornale di chiara, a posizioni... Ciao, non incominciate nel vostro piccolo! No, forse quella è casa tua. Non incominciate non lo fare, non lo fare. Diciamo noi, andiamo al governo, ma vi pare resiste. Allora, capite a che cosa serve il reddito di cittadinanza, a dare dignità in un tempo durante il quale dobbiamo tutti assieme ridisegnare completamente lo sviluppo di questa nazione, puntando su cultura, perché la cultura si mangia, perché se Düsseldorf ha più turisti di Lecce, se in Baviera ci sono più turisti che in Puglia, è evidente che qualcosa non va. Se l'Italia è passata dagli anni 60 ad essere il paese più visitato al mondo, ad essere oggi il quinto in Europa dopo Francia, Spagna, Inghilterra e Germania, l'Italia che oggettivamente non è populismo o nazionalismo o campanilismo, è oggettivamente il paese più bello del mondo, l'Italia. Evidentemente questi delinquenti e questi idioti non hanno saputo sfruttare le nostre risorse, lo dobbiamo fare noi. Adesso io devo andare a prendere un aereo perché devo tornare a Roma perché mi avete rotto i coglioni con gli esami. Mi sono fatto Taranto, Lecce, Brindisi, Bari. Lascio il microfono ai colleghi, stiamo un altro po' qua. Grazie a tutti, grazie e buona domenica. Uno di noi, uno di noi. Va bene, grazie a tutti.